benvenuti in un nuovo video. Dato che sono tornato dal lavoro e avevo 2 minuti di tempo, ho 3 video da registrare, quindi mi vedete nello stesso modo perché li sto registrando in maniera consecutiva perché sono video che devo registrare da giorni, ma non ho avuto proprio tempo. Allora, oggi parliamo di impronte d'autore. Io non sono stata personalmente alla fiera creativa di Bergamo perché per vari problemi non sono riuscita ad andare, però ho avuto delle amiche che ci sono state e mi sono fatta comprare alcune cose. Allora, iniziamo da una cosa che non riguarda la fiera creativa, ma è un ordine che ho fatto quest'estate. Vediamo se dovrebbe vedere. È lo spruzzino di Tmall, quello per i distress. Perché comunque, secondo me, questo dovrebbe permettermi di avere degli effetti migliori, dato appunto che ha il doppio click, quindi per fare i goccioloni, per fare la spruzzata più ampia. Io l'ho ordinato tramite Amazon, viene dagli Stati Uniti, spedizione gratuita, l'ho pagato meno di 7 euro. Ed è arrivato nel giro di 25 giorni. Io per sicurezza l'avevo fatto spedire a casa di una mia amica perché avevo paura che arrivasse troppo presto, io ero in ferie. Invece no, è arrivato verso dopo il mio compleanno, credo. Quindi questo che lo volevo provare da un po', ma qua non ci andrà dentro assolutamente il timbrillo, solo acqua e lo proveremo con i distress. Ma distress e non solo. Poi andiamo avanti con un altro pezzo forte e iniziamo a parlare di clear stamp. Questi sono quelli di impronte d'autore ed è la serie praticamente di Alice nel Paese delle Meraviglie. Vediamo se riesco a zoomarvela, andandovela un po'. Ok, questo è uno, quello col blu califfo. Io ho preso tutta la serie perché mi sembrava comunque molto carina. Questo è uno, un modello. Vediamo. Questo con la regina di cuore è carinissimo. Sono veramente bellissimi. Allora, io vi dico la verità, a me ne piacevano di per sé 3 modelli. Però mi sembrava sciocco comunque non acquistarli tutti, perché se voglio fare qualcosa a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, avere tutti i personaggi è la cosa migliore. Poi comunque questi set, come vedete, hanno sia personaggi che comunque delle varie frasi e sono in italiano, quindi è molto caratteriosa la cosa. Questo con lo stregatto è bellissimo, sempre Alice. Qua abbiamo il cappellaio matto e il bianconiglio, vediamo se si dovrebbe vedere abbastanza bene. Perché Luisa le stai tenendo storti? Non lo so. È la vecchiaia. E poi abbiamo questo che è molto carino e abbiamo questo, anche questo molto simpatico. Allontano un po' che così mi vedete, se no sembro una matta. Allora, per chi non lo sapesse, questa è una linea nuova di timbri di impronte d'autore, quindi sono clear stamp. Quindi sono già direttamente, si possono già utilizzare con l'acrilico, non sono da montare perché ad esempio mi piaceva un altro timbro di impronte d'autore molto carino perché hanno fatto alcuni timbri a tema Natale fronte e retro. Quindi non so, voi vedete Mamma Natale, vedete la renina, sia la parte davanti potete timbrare che la parte retro. Il problema era che questi timbri erano da montare. E quindi avrei dovuto comprare un acrilico apposta da tenere semplicemente per questa tipologia di timbri, perché questo tappetino che vendono, che è una sorta di tappetino appiccicoso, non si mette al timbro, perlomeno quello che aveva impronte d'autore, perché il modello tipo quello che si mette ai timbri della Magnolia, quindi alle tilde che mettete al timbro e dopo lo utilizzate normalmente, non ce l'avevano. Impronte d'autore aveva questo che praticamente va attaccato all'acrilico e dopo di volta in volta il timbro che viene cambiato. Sinceramente io acrilici in più non ne ho, ho 2 basi acriliche e sono abbastanza grandi. Quindi avrei dovuto comprare il timbro perché la rennina mi sembrava carina, perché volevo avere un set con la renna per fare delle tag natalizie.
ma il problema era che mi diventava una spesa assurda, non era quanto il timbro, ma compra l'acrilico, compra quello, poi comunque prima che io ho deciso non c'erano già più renne, quindi questa parte non c'era. Però oltre che a questi clear stamp hanno fatto anche le loro fustelle. Io non ho la Big Shot ed è un peccato, perché comunque sicuramente fustellati sono molto carini. Se dovete fare delle decorazioni o qualsiasi altra cosa, sono uno splendore, però la Big Shot non ce l'ho. Non credo, Mosca, ti prego, lasciami in pace. Non credo che sarà un acquisto che farò di sicuro, e quindi mi accontento dei timbri. Poi questo non ve lo apro, in quanto c'è già un mio video dove mostro questo pad di carte, che è veramente bellissimo, il Wildflower. È un pad completamente con carte fatte con sfondi acquarellati. È veramente stupendo, perché non tutte le carte sono uguali. C'è questo riflesso. Ok, adesso non c'è più. Io non sono un'ottima attrezzista, mi sono messa la luce davanti, ma avrei dovuto comunque ovviamente metterla laterale. Queste carte hanno dentro, alcune sono perlate, alcune sono in rilievo, alcune sono opache. Sono veramente molto belli. Io l'avevo preso più o meno a livello di questa primavera, e dopo una mia amica gli serviva, perché ha fatto un album per l'ultimo anno dei bambini che andavano all'asilo, quindi per la classe dell'ultimo anno da dare alle maestre, e mi aveva chiesto se potevo imprestarglielo, perché questo l'aveva preso sempre da impronte d'autore, non riusciva ad andare, quindi le avevo imprestato il mio. Poi io comunque non avevo una fretta particolare per averlo, e alla prima occasione me l'ha ridato. Ma adesso, ragazze, passiamo al pezzo forte, una cosa che desideravo da tantissimo tempo. Vediamo, ok, sono i brush. Per chi non lo sapesse, sono delle polverine acquarellabili. Quindi queste, vi mostro come si presenta. Voi aprite la scatola, avete il foglio, che purtroppo è semplicemente in inglese, che comunque ve lo mostro, dove vi mostrano le varie tecniche per utilizzare queste polverine. Questo è il set completo con tutti i colori. Le polverine si presentano in queste confezioni, così, vediamo, avviciniamo un po', ok, sono così. Quindi questa la potete aprire del tutto come se fosse una polvere da embossing, una volta tolta la linguetta di sicurezza, oppure nella parte superiore c'è la possibilità, con uno spillo, di andare a fare il buco, in modo di far uscire la polvere come se fosse del pepe. Questo perché voi prendete la carta per acquerello, scusate, ok, voi prendete la carta d'acquerello, aspettate che allontano perché non serve più averlo la visuale così vicina, scusate se va e viene, essendo da sole così. Voi prendete la carta d'acquerello, gli versate sopra queste polverine, magari fate il mix di colori, spruzzate l'acqua e le polverine si aprono. I colori non sono monocromatici, tranne forse alcuni, ma vedendoli dall'immagine, presumo il bianco sì. I colori che ci sono dentro sono quelli che si vedono sulla confezione. Ecco, l'unico handicap un po' di questa confezione di colori è che le scatoline sono bianche, quindi non sono nemmeno trasparenti, e hanno il nome sì scritto sopra del colore, però io ho già pensato di farmi una fotocopia di questo foglio, dove andiamo a trovare tutti i colori. Vediamo, ok, così si vede abbastanza bene. Come vedete, i colori non sono monocromatici, sono tutti sfumati. Ad esempio il marrone ha dentro un sacco di riflessi, il giallo ha dentro il rosso, alcuni rossi hanno dentro il giallo, i verdi, i turchesi sono bellissimi. E gli effetti che si possono fare con questa, vediamo, sono un esempio, sono questi qua,
e dopo dietro spiegano, io non so perché le tengo inclinate le cose, spiegano le varie tecniche per ottenere varie tipologie di effetti, quindi si possono utilizzare in polvere libera, possono essere utilizzati anche come dei semplici acquerelli, quindi voi prelevate la polvere, la mettete in un contenitore, li mettete un po' d'acqua e colorate. Possono essere utilizzate con gli stencil, hanno moltissimi modi di utilizzo. Io ho provato sinceramente a cercare online, non esistono, perlomeno che io abbia trovato, video in italiano dove mostrano l'uso di questo prodotto, io non ne ho assolutamente trovati. Io ho trovato solo video americani. E quindi niente, io ho deciso di farmi comprare la scatola completa, ma semplicemente per il fatto che io avrei preso anche solo qualche colore giusto per iniziare. Il problema era che singoli non erano più disponibili tutti i colori, quindi ho deciso di fare la pazzia e di prendere tutta la scatola. In questo modo ho tutto l'assortimento di colori e con questi ci voglio fare le tag. Infatti cercavo se trovavo delle renne dei personaggi particolari, perché comunque anche questi, un po' come i distress, si può tranquillamente andare con il tampone d'embossing sopra e andare ad imbossare, oppure si può utilizzare la tecnica inversa, prima imbossiamo con il bianco o comunque colori colorati, oppure se usiamo ad esempio la carta acquarellabile con un clear e andiamo a fare la base, dopodiché li versiamo sopra questi, quindi come si fa con i distress. Lì sicuramente li useremo insieme, vi mostrerò come si utilizzano, perché di per sé non sono assolutamente un prodotto costoso, è un prodotto che dura una vita, un po' come le polveri da embossing, perché comunque ne usi poca, quindi soprattutto se viene utilizzato versato sopra a modo di pepe o di sale, se ne usa veramente pochissimo, perché dopo gli spruzzate l'acqua e vengono fuori tantissimi colori ed è una meraviglia. Io li ho visti in diversi video ed è una meraviglia, ci sono tantissime tecniche per utilizzarli, quindi un po' le vedremo insieme. Questi sono tutti gli acquisti che ho fatto alla Fiera Creativa di Bergamo. Come vedete, anche se non ci vai di persona, hai sempre un modo di riuscire a spendere, perché c'è sempre qualcuno che ti fa cadere in queste stupende tentazioni. Quindi io ne ho approfittato di alcune amiche che erano lì, mi sono fatta comprare queste cosine. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se vorreste vedere dei tutorial sui brush o vedere i timbri di Alice in azione, che io cercherò di organizzarmi per farle. Per questo che ci tenevo a fare i video, perché sennò è da lunedì che ho la borsa di impronte d'autore in mano e c'è in mano in casa, e siamo a giovedì e non avevo ancora avuto il tempo di girare il video. Quindi io vi saluto, ciao a tutti e alla prossima.